Ciao a tutti e benvenuti in questo video tutorial. In questo video vedremo come utilizzare ScreenFlow. A cosa serve? Serve per registrare la schermata come faccio io i miei tutorial. Allora, possiamo vedere che all'inizio ci compare questa finestra in cui ci chiede di registrare microfono, quindi in questo caso quello incorporato, e ci fa vedere anche la mia voce. Registra anche l'audio del computer, perché lo registra anche in parte separato, e il video ovviamente. Se io attivo questo, inizierà a registrare la webcam. Io non voglio comparire, quindi non lo utilizzo. E si preme registra qui. In questo momento sto già registrando, visto che sto parlando. Una volta fermata la registrazione, andando su stop qui, comparirà il programma in questo modo, con la nostra registrazione che abbiamo fatto. Andiamo a vedere, questo sarà il microfono. Io, visto che non ho parlato quando ho fatto la registrazione, non c'è la traccia audio, ci sarà solo qua dove faccio dei click, ma si sente poco, quindi posso anche eliminarlo. Andiamo a vedere questo invece. Questo contiene video del computer e audio del computer. Sentiamo. Ok. Nel caso volessimo distaccare il video dall'audio, basta premere tasto destro e premere Detach Audio. Come potete vedere, distacca l'audio dal video, quindi da poterlo lavorare in modo separato. Se invece vogliamo tagliare in questo punto i due video, oppure anche uno, devono essere selezionati. Tasto destro e si fa Split. Si taglia. Voglio tagliare un altro pezzo perché voglio far scomparire questa parte qua a metà. Allora facciamo un altro taglio e eliminiamo facendo cancella dalla tastiera del computer. E poi possiamo unire questi due pezzi. Altro discorso, sto tornando indietro. Cosa possiamo importare? Allora, basta andare su Inserisci, possiamo inserire un testo. Quindi spostarlo dove vogliamo, scrivere quello che vogliamo noi. Qui possiamo ruotarlo, ingrandirlo e poi avremo anche gli strumenti per il testo. Se vogliamo centrarlo, la grandezza e tutto il resto, i font, colore e se vogliamo anche fare le linee esterne, quindi mettiamo un giallo per vederlo meglio. Quindi il contorno, la traccia, e se vogliamo far scomparire il background, se vogliamo così, oppure se vogliamo scegliere noi il nostro colore, eccetera. E si aggiunge anche facendo aggiungi altri testi. Poi possiamo inserire da qui dei video oppure immagini. Allora, come potete vedere, le immagini possiamo inserirle anche con un canale alfa, diciamo, quindi un PNG trasparente. Per far comparire questa immagine in modo buono, possiamo utilizzare o la trasparenza andando sul video qui, applicando un'azione video, in questo modo che possiamo spostare da qui. Inizia al 100%. Se io passo alla destra di questa specie di rettangolo giallo, abbasso l'opacità, posso vedere che gradualmente fa in questo modo. Invece io lo elimino, cancello e elimino. Voglio utilizzare le transizioni. Allora andiamo su aggiungi transizione iniziale, poi anche finale. E qui facendo doppio clic ci fa vedere tutte le varie anteprime. Allora utilizziamo questo del nero, sia in avanti che alla fine. Proviamo a fare play, vediamo che compare e poi scompare. Ok. Possiamo inserire anche video con la
lo sfondo trasparente, diciamo. Quindi nel caso volessimo inserire un personaggio o qualcosa all'inizio del nostro video, lo possiamo fare. Lo mettiamo qua. E come potete vedere viene inserito anche qua. Andiamo a vedere ancora nelle proprietà video qua. Se io ad esempio inizio qua, aggiungo un'azione video, per il momento l'ho registrato nella posizione dov'è. Se arrivo qui, faccio una rotazione e lo sposto anche, questo qua mi farà in automatico la transizione, diciamo, che parte da come era prima e da come sarà dopo. Poi vedrete voi i vari comandi, qui sono i gradi, potete ruotarli in modo diversi, scalarli, potete fare la riflessione che si vede qua sotto, mettiamo 0 a tutto, scusatemi. Possiamo vedere la riflessione, l'opacità della riflessione, l'ombra che viene applicato dietro come se fosse un livello. E qua avremo anche un controllo, una specie di controllo, diciamo, di colori, quindi saturazione, luminosità e qua il contrasto. Allora, nel caso tagliamo un video in questo modo, come ho spiegato prima, e io li trascino in questo modo, vediamo che ci crea in automatico una transizione, nel caso volessimo fare una transizione, in questo modo così. Per distaccare. Altra cosa importante, qui si tratta dell'audio, nel caso volessimo modificare l'audio dell'audio. L'audio dell'audio, scusatemi, il volume dell'audio o altro. Qui cosa serve il monitor? Allora, il monitor serve il click, quindi il suono per ogni click, l'opacità e altre impostazioni. L'importante è qui, che in pratica indica ogni pulsante che clicchiamo sulla nostra tastiera. Come possiamo vedere, attiviamo queste due opzioni qua e dovremo vedere i click che faccio io. Scusatemi, lo facciamo in questo video. Ecco, perché di qua non avevo premuto. Come potete vedere, c'è mela meno, quindi zoom all'indietro, e mela più ingrandisce. Quindi anche nel caso voleste mostrare i pulsanti che premette. Qui ci sono delle impostazioni per quanto riguarda il mouse, ad esempio se il mouse deve essere una specie di sfera con della trasparenza, qui si può vedere l'opacità, fare lo zoom dove si sposta il mouse, eccetera. Qui il testo abbiamo già visto in precedenza e qui ci saranno i nostri video che abbiamo caricato. Altra cosa importante che tutti mi chiedono riguarda la velocità, che la velocità o rallentare è molto semplice da fare, quindi basta andare su un video o audio o tutti e due, fare doppio clic e ci mostra la durata, 9 secondi, da dove abbiamo tagliato fino alla fine. Qui ci indica anche la percentuale. Se io faccio 200%, qui andrà a farmi il doppio del tempo, cioè la metà del tempo. Quindi più aumenta di qua, più diminuisce di qua. Posso scegliere anche manualmente i secondi, quindi scrivere 2, oppure posso scrivere 30, aumentarlo come voglio io. Posso cambiare da secondi a min, quindi minuti. E anche ore scrivendo H, eccetera.
Per quanto riguarda per l'esportazione, allora per l'esportazione basta andare su File, Esporta, io non faccio mai pubblica su YouTube, faccio Esporta, si sceglie il nome, dove va salvato, utilizzo web alta qualità, qui la scala 100%, e andiamo qua sulle impostazioni personalizzate. Possiamo scegliere di disattivare l'audio o di lasciarlo attivo o viceversa il video. Qui andiamo su impostazioni e qui in automatico ci dà il formato più leggero. Io ogni video che faccio lo faccio così, non migliore ma alta qualità basta. Si possono scegliere altri formati, comunque questi sono tutti i codec installati al computer, quindi non vuol dire che anche voi li abbiate. Ok. Premo ok. Il resto lo lascio con me e faccio esporta. A questo punto inizia la fase di esportazione. È abbastanza veloce come programma in confronto a Premiere Pro o altri programmi, quindi un video ad esempio di un quarto d'ora in 5 minuti l'ha già esportato. Anche questo tutorial è finito. Grazie, ciao, alla prossima.